Però ci tengo a mostrarvi queste poche parole, perché come sapete questa notte è morto Totò Riina. Io non voglio parlare di Totò Riina, ma voglio dare la parola alle vittime di Totò Riina e ai parenti di quelle vittime. Perciò era stata nostra ospite la Dalla Chiesa. Vi faccio risentire un passaggio dell'intervista e andiamo in pubblicità. Io ho questa immagine di una 112 crivellata di colpi con il braccio di Emanuela che pendeva dalla portiera e mio padre buttato su di lei. Allora, io faccio presente che a proposito Dignità della della morte, no? dignità della morte, noi figli, come i figli di altre persone che sono state trucidate, crivellate dai colpi di questa, Perché ricordiamo che tra coloro che sono stati condannati come mandanti di quell'agguato c'è No, c'era proprio Totò Riina, no? Totò Riina, il quale durante delle intercettazioni disse proprio che era stato lui a dare il colpo di grazia a mio padre. Quindi ammise tutta una serie di cose, ci sono delle intercettazioni che parlano molto chiaro sulla trattativa Stato-mafia e queste sono state delle cose che ovviamente forse i più giovani non ricordano. Le persone pensano che uno parli per giustizialismo, no? Dice no, è malato, ha 83 anni, deve uscire dal carcere, si deve curare. Per me un ergastolo è un ergastolo.